Salmo 40, versetto 8. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro al mio cuore. Questo è ciò che ci ha insegnato il nostro Maestro in quel bellissimo passo dove dice: ecco, nel rotolo della vita è scritto di me, vengo per fare la tua volontà. Ma la volontà di Cristo è stata abbastanza difficile per compiacere il Padre, perché ha dovuto lasciare la sua gloria, imparare l'ubbidienza, venire su questa terra, insegnare e camminare in umiltà fino alla morte della croce per ognuno di noi. A volte la volontà di Dio per la nostra vita implica delle rinunce per far sì che un bene maggiore possa essere proclamato per la salvezza delle anime che ci circondano, che sono intorno a noi. Ma noi desideriamo questo, desideriamo fare ciò che il Padre gradisce, ciò che Lui vorrebbe, perché i Suoi pensieri sono pensieri di pace, per darci un avvenire, una speranza. Ma il Signore vuole che noi proclamiamo l'Evangelo, questo è il mandato che ha lasciato. Abbiamo un esempio in Gesù che lascia ogni cosa affinché la pecora perduta venga ritrovato, veramente che il Signore possa suscitare dentro al nostro cuore un nuovo desiderio dove al primo posto possiamo mettere la Sua volontà sopra ogni nostro desiderio, sopra ogni nostro pensiero, che Lui abbia la primizia, mentre la Sua legge vive, dimora, alberga all'interno del nostro cuore. Che il Signore ci benedica.